Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Straordinario. Abbiamo un sistema fiscale che è iniquo, vessatorio, ingovernabile, a tutto discapito del cittadino, del contribuente, e con strumenti fin troppo potenti, troppo forti a favore dell'autorità finanziaria. E questo si è percepito, lo percepiscono tutti quelli che hanno avuto a che fare con l'autorità finanziaria, con l'Agenzia delle Entrate o con Equitalia, e per cui la riforma era assolutamente necessaria. Questo provvedimento per quanto riguarda l'IVA dimostra l'incapacità del governo, che decisamente è anche maggiore rispetto a quella del lavoro. I cittadini, insomma, a causa dell'alta tassazione e dalle poche entrate dovute ad una serie di motivi che credo a voi siano noti, non consumano, ovvero non comprano. E non comprando, già il gettito diminuisce, gli imprenditori piccoli, gli artigiani, i commercianti chiudono attività. Ecco perché, onorevoli colleghi, quel giorno i presenti in sala hanno protestato, perché più aumentano le tasse, più aumenta l'IVA, più le aziende muoiono. E più le aziende cessano, più aumenterà la disoccupazione, ovvero quel dramma del lavoro che contate di risolvere con disposizioni contenute all'interno di questo stesso provvedimento. Il più classico esempio del cane che si morde la coda. Anche questo governo le tasse le usa come ciliegie, una tira l'altra. E così l'unica copertura finanziaria trovata per sospendere l'IVA qual è stata? L'aumento degli anticipi di IRPEF e di IRAP. Ma che grande idea, che grande novità, che grande capacità di salvare questo paese. Forse potevamo pensarci prima, o forse era meglio evitare questo tipo di intervento. Qui noi chiediamo di fare un favore agli italiani, ovvero sia di togliere questa tassa anacronistica sulla concessione governativa dei telefonini, senza oneri aggiuntivi per il paese, facendo semplicemente una cosa: chiedendo ai parassiti della rete di pagare quello che non pagano. Allora, noi paghiamo, i cittadini privati nel nostro paese, 5,16 euro a mese per concessione governativa, i commercianti 12,91. Però ancora una volta, signor sottosegretario, oltre a essere nemico dei benzinai nelle zone di confine, lei è anche nemico dei, come sempre, anche nemico di tutti gli italiani. Ma sa cos'è la cosa paradossale? Che i concessionari sono d'accordo, l'unico non d'accordo è lei, come sempre. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.